Allora, buongiorno a tutti. Ci troviamo qui nella sede del Partito Democratico di San Salvo per la prima conferenza stampa del coordinamento cittadino. Abbiamo invitato la stampa, ringraziamo tutti i rappresentanti appunto di questa per la presenza, perché sentivamo appunto la necessità di esprimerci sugli ultimi accadimenti politici cittadini. Chiedo scusa, ma leggerò da appunti miei presi, proprio perché non sono avvezza, insomma, alle telecamere e comunque nell'intento proprio di essere quanto più possibile precisa e puntuale nell'esposizione degli argomenti. Questo coordinamento ha avuto, come sapete, l'onore e l'onere di accompagnare il partito fino al prossimo ed imminente congresso e nel frattempo di porre in essere tutte le azioni politiche necessarie di preparazione ad esso e soprattutto di porre in essere tutte quelle azioni relative e conseguenti agli accadimenti politici nella nostra città. Dunque, a pochi giorni di distanza dall'ultimo Consiglio Comunale, in cui sono state prese decisioni fondamentali per la città e tracciate le linee del suo prossimo futuro, non potevamo non far sentire la voce del Partito Democratico di San Salvo, facendo eco e supportando quanto già detto ed affermato con chiarezza, trasparenza e vigore dai nostri consiglieri comunali, sia in Consiglio Comunale e sia attraverso gli organi di stampa locali. Dunque è anche a loro che vanno i nostri ringraziamenti, al capogruppo nonché membro di questo coordinamento Luciano Cilli e all'onorevole Arnaldo Mariotti, che con professionalità, esperienza e soprattutto passione politica portano avanti all'interno del Consiglio Comunale la linea del nostro partito e soprattutto cercano strenuamente di arginare le devastanti azioni di cui questa amministrazione si sta dimostrando capace. Il Partito Democratico di San Salvo è vivo, attivo, anche stando all'opposizione vuole, come ha sempre fatto, essere protagonista per concorrere sempre e comunque allo sviluppo della nostra città e dell'intero territorio. Come tale non può e non deve rimanere indifferente alle azioni che si stanno compiendo e che potrebbero procurare danni duraturi, se non addirittura irreversibili, alla comunità sansalvese. Da adesso in poi metteremo in atto tutta una serie di iniziative per spiegare alla gente con chiarezza e dati alla mano i provvedimenti che si stanno adottando ed illustrare le nostre proposte, soluzioni alternative a quanto invece viene inesorabilmente imposto alla faccia di qualsiasi forma di confronto, di collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione, tra l'amministrazione e la cittadinanza. Questa amministrazione, che si vanta di essere un'amministrazione fatta di consigli e bilanci partecipati, di dialogo e ricerca delle soluzioni ai problemi attraverso l'individuazione delle reali esigenze della comunità dalla viva voce dei cittadini, è in realtà sorda e cieca di fronte alle necessità degli abitanti. Lo hanno dimostrato le recenti manifestazioni rimaste inascoltate sulla viabilità e l'assoluta mancanza di disponibilità e di capacità di ascolto. Ciò che è stato approvato lunedì scorso in Consiglio Comunale ne è la ulteriore dimostrazione, perché trattasi di provvedimenti che vedono il bene comune all'ultimo posto tra le priorità. Come può essere vantaggioso per la comunità svendere e alienare i beni del comune a scapito della qualità del servizio che verrà erogato e con una spesa corrente addirittura più elevata per un comune già provato dai tagli di cui questa amministrazione ne ha fatto un alibi? Come può essere vantaggioso per la comunità approvare una previsione di opere pubbliche da realizzare grazie a fonti straordinarie ed una tantum, vedi Tarsu, fondi FAS, eccetera, avute in eredità e che presto verranno meno? Come può essere vantaggioso per la comunità non rivedere con serietà e trasparenza un piano regolatore generale ormai andato ben oltre i termini di scadenza previsti dalla legge, prevedendone una variante, anziché vendere aree destinate ad opere pubbliche prima ancora di definirle urbanisticamente, agevolando qualche scaltro e meglio informato imprenditore? Come può essere vantaggioso per la comunità sanare uffici a San Salvo Marina divenuti abitazioni,
operazione che comunque andrebbe fatta, previa variante appunto al piano regolatore, perdendo in tal modo il gettito dell'IMU e soprattutto non garantendo gli standard urbanistici, vale a dire il verde pubblico, i parcheggi, le infrastrutture, non dimensionandoli al reale numero di abitanti e privando gli stessi di una città vivibile? Come può essere vantaggioso per la comunità prevedere la realizzazione di nuove opere pubbliche che mai si faranno, ma che dalla pubblicità inviata alle famiglie sembrano essere state già realizzate, senza prevedere o stanziare prima le risorse per la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, manutenzione e completamento, di ciò che abbiamo, che esiste e di cui già usufruiamo, prima ancora che il degrado diventi irreversibile? E a proposito della manutenzione e del completamento di opere già esistenti, faccio un esempio. A San Salvo abbiamo due fenomeni culturali, la banda cittadina e l'orchestra giovanile. Bene, gli attuali amministratori sono sempre seduti in prima fila ad applaudirli, ad elogiarli, ma forse sarebbe meglio fare qualcosa di concreto per loro, facendo sì che abbiano una sede idonea per lavorare e provare i loro brani. Questa sede esiste, c'è. E da completare, sarebbe importante che questa amministrazione contribuisse ad accorciare la distanza che ci divide dall'ultimazione di questo forse audace ma reale progetto. Ed ancora, queste due realtà, quella della banda, dei giovani che amano la musica, si potrebbero ipotizzare campus estivi, manifestazioni musicali che richiamerebbero ragazzi da ogni dove a San Salvo e che forse anche solo per un periodo limitato potrebbero incentivare la tanto agognata rivitalizzazione del centro storico. Tutto questo, riassunto in questi punti di carattere generale, è per noi inaccettabile e noi saremo presenti in prima linea nella salvaguardia del buon vivere della nostra città e per il raggiungimento di esso attraverso atti trasparenti, concreti e proiettati al futuro. Ora passo la parola ai miei amici e colleghi per esprimere, diciamo, per completare quanto ho illustrato in maniera generale con i loro interventi. Prego. Grazie Beatrice. Hai già fatto un più che soddisfacente sunto di tutti i punti che tutto il coordinamento di fatto ha valutato essere le criticità di questo bilancio. Io mi soffermerò soltanto brevemente su alcuni aspetti. E innanzitutto vorrei precisare che la nostra, diciamo, il comportamento dei consiglieri in consiglio comunale, anche questa nostra conferenza stampa, quindi quello che diremo non è per dire no, perché dire no non è sufficiente. Bisogna dire no e bisogna anche proporre qualcosa, che è quello che cercheremo di fare. Quindi è importante non soltanto porre domande. Ad esempio noi non siamo, a prescindere, contrari a un progetto, project financing, per quanto riguarda la piscina. Ci chiediamo però che questo deve essere valutato in maniera opportuna. Noi sappiamo tutti i sacrifici che le antiche, le vecchie, le passate amministrazioni hanno fatto per realizzare quella piscina. Sappiamo benissimo che gli standard attuali della piscina sono di fatto un vanto per questa città. Quindi per quale motivo una cosa che funziona dovrebbe essere di fatto privatizzata? Diciamo che noi valutiamo anche questa ipotesi, però naturalmente vogliamo che invece di una valutazione trentennale, la valutazione deve essere molto più breve, ad esempio. Quindi vogliamo entrare nel dettaglio, nel merito di queste cose. Sul fatto della spesa corrente, ad esempio, noi di fatto abbiamo privatizzato la mensa. Ci sono state osservazioni all'interno dello stesso comune al riguardo, le cuoche ancora non sono state ricollocate. Questo crea un aumento di spesa. La spesa è aumentata appunto del più del 3%, quasi il 3,5%. Siamo in una fase di spending review, onestamente non comprendiamo il motivo per il quale si fanno delle scelte, come ad esempio quella appunto di privatizzare la mensa, non si ricollocano queste persone e di fatto facciamo aumentare la spesa. Ci ricordiamo tutti benissimo la campagna elettorale, da questo punto di vista non l'andiamo a ricordare. In merito poi a quello che diceva Beatrice, cioè a questo di fatto, questa variante, diciamo, che è stata effettuata al piano regolatore, un po' così mascherata alla Marina, noi diciamo ad oggi siamo ancora a un piano regolatore del 2001. Sarebbe opportuno adesso che si pensi a variare questo piano regolatore, cioè a vedere qual è la strategia del futuro della nostra città nel nostro territorio.
Io ricordo sempre, questo è lo spirito davvero che unisce adesso tutto il coordinamento, tutto il nostro partito. E noi non dobbiamo pensare soltanto a San Salvo, dobbiamo pensare a San Salvo insieme al nostro comprensorio, cioè insieme alle città noi vicine, solo così possiamo far sentire la nostra voce. E noi ci auguriamo che il PRG sia oggetto di discussione e ci auguriamo che il PRG sia in una visione appunto di città comprensoriale, di città-territorio. In merito al piano triennale delle opere pubbliche, io faccio questa piccola considerazione. Il piano triennale delle opere pubbliche vuol dire, tradotto per i nostri amici che hanno il piacere di ascoltarci o di sentirci o spero di leggerci, vuol dire che io programmo per quest'anno delle opere pubbliche. È vero che il bilancio può essere approvato entro settembre, ma ci sono delle opere in carico a quest'annata, 2013. Io già adesso mi permetto di dire, sentiamoci, quindi quando Beatrice diceva programmiamo altre riunioni, la programmiamo la prossima, il 1° gennaio 2014, e faremo l'elenco delle opere, non dico che saranno finite di questo piano triennale, ma di quelle che saranno iniziate. Quindi già adesso programmiamo per il 1° gennaio, così valuteremo puntualmente quelle che sono riportate negli atti ufficiali, cioè nel bilancio che è stato approvato. Infine, qui concludo il mio intervento, l'ultima considerazione sui beni da alienare. Anche qui il Partito Democratico, il suo coordinamento assolutamente in linea generale non è contrario all'alienazione di beni del Comune, perché di fatto, come previsto anche dal bilancio, è evidente che quelle somme possono essere utilizzate per fare altre cose positive per la città. Noi però vogliamo che queste cose siano fatte nella più totale e assoluta trasparenza. Di fatto cosa vuol dire? Io oggi non posso vendere un terreno che ha una certa destinazione d'uso senza sapere un domani che destinazione d'uso avrà. Quindi, prima di venderlo, decidiamo quale sarà la prossima destinazione d'uso. E a quel punto tutti gli imprenditori alla pari potranno valutare la convenienza o meno di acquisire quel terreno. Questo, secondo noi, è un esempio tipico proprio di trasparenza amministrativa, quella che sicuramente non solo l'amministrazione di San Salvo, tutte le amministrazioni della nostra Italia certamente hanno bisogno. Con questo io avrei concluso. Poi, se volete fare domande, noi siamo qui apposta per voi, naturalmente. Sia noi del coordinamento che anche i nostri consiglieri comunali, ovviamente. Voi avete convocato questa conferenza stampa sul bilancio. Ieri il gruppo di San Salvo Democratico, sempre sul bilancio e sul punto degli uffici alla Marina, pure ha fatto un'interpellanza e ha rilasciato un'intervista a me, uno dei consiglieri. Vabbè, avevo intervistato anche l'onorevole lunedì scorso. Quindi il bilancio è una cosa seria, ma avete parlato voi dell'opposizione. Però io credo che, insomma, non so che pensa Antonino, ma quello che è successo l'altro giorno non possiamo oggi non chiederci, cioè non parlarne, anche se specificamente voi ci avete chiamato per il bilancio, perché, insomma, voglio dire, noi che ci abbiamo un po' di memoria, ci sono state perquisizioni, no? Provvedimenti giudiziari in capo anche a personaggi importanti di questa città, per l'amore di Dio. Però quello che abbiamo visto l'altro giorno io non l'avevo mai visto, insomma. Il maggiore che coordina il blitz, così l'hanno chiamato, e si chiama blitz tecnicamente, che coordina il blitz, 30-40 finanzieri che bloccano il comune, inibiscono l'uso di computer. C'è un problema. Io credo che il vigile, tanto oramai di dominio pubblico, ma il vigile che ha subito questo, quando va a fare la multa a uno che gli dice scusa, questi soldi te li prendi tu, cioè, quindi c'è una delegittimazione a chi deve giustamente sanzionare. È una cosa gravissima. Il sindaco, tanto vi dirà pure sugli uffici, voi mi parlate degli uffici, ma è una cosa che avete fatto voi. Il sindaco ha detto che questa è una cosa che riguarda quelli di prima. Dice sempre che riguarda quelli di prima, però voi, sicuramente pure sugli uffici dirà, è una cosa vostra, l'avete fatta voi, mo che volete da noi. Però voi come Partito Democratico state al governo nazionale anche, cioè non è che siete un partito così, che pensate di questo ce lo dovete dire. Va bene, penso che
Sarebbe anche meglio che magari Arnaldo come ex sindaco poi potrà dire qualcosa anche al riguardo. Io come amministratore del passato e forse anche precedente del 2011 posso dire solo questo. Intanto dell'episodio me ne dispiace molto, perché dal momento in cui si vengono a toccare delle persone, qualunque essi siano, o dipendenti, politici, c'è sempre qualcosa che fa sempre male. In particolare fa male un po' alla città aver visto quello che appunto tu dicevi, Orazio. Però qui abbiamo di fronte una magistratura, abbiamo di fronte una giustizia alla quale noi non possiamo certo metterci di traverso o dire che stanno sbagliando. Se qualcosa c'è va accertato, ma che sicuramente io sono fiducioso, perché questa è una città che può annoverare nei suoi anni amministrativi dalla Democrazia Cristiana, parliamo degli anni 60-70, parliamo agli anni di Arnaldo Mariotti, lo stesso altri sindaci che ci sono stati in questa città, può annoverare un grande merito, quello di non aver mai ricevuto un avviso di garanzia, di non esserci stato mai uno scandalo a livello pubblico. Quindi se qui abbiamo di fronte un problema, io sono fiducioso e ho fiducia anche in tutti i dipendenti che ci sono stati e che ci sono in questa città. Qualcosa chiaramente i vari, magari il comando dei vigili urbani è sempre stato un po' particolare in questa città, specialmente negli ultimi anni, senza dubbio, ma lì erano più fatti personali, scaramucce, qualcosa che magari andava a destabilizzare il rapporto tra persone, ma che non credo possa farci pensare, almeno a me personalmente non mi fa pensare ad altro, e mi auguro che tutte le persone coinvolgo escano pulite come da questa storia, perché credo nella onestà sempre delle persone, perché se fanno un lavoro ritengo che sono degni di poterlo fare. Se poi la giustizia accerta altro, noi non possiamo farne che prenderne atto, insomma. Voglio aggiungere delle cose, intanto perché interessa la città, ha ragione. Cioè, quello che è successo ci vorrà un grandissimo lavoro per recuperarlo, perché far perdere l'autorevolezza a chi sta in divisa in mezzo alla strada è una cosa che è difficile da recuperare. Tu, Orazio, ti sei peritato di rifare un po' di storia, e capita, ed è capitato a San Salvo più volte, che ci fosse un'incrinatura dentro al comando della polizia locale. Ma adesso è troppo. Quello che è successo è molto grave. Io mi associo, alla solidarietà umana, perché solo chi non ha mai visto entrare un finanziere la mattina presto in casa propria non può capire. E un dispiegamento di forze di questo tipo a me mi pare esagerato. Guarda, io non è che devo criticare la procura, insomma, però mi pare, rispetto all'obiettivo, all'elemento del contendere, mi pare, trasformare il comune, il centro storico, in una caserma della finanza è troppo, Su un'indagine, se non ci sono cose nuove, che va avanti da un anno e mezzo. Quindi, che cosa ha scatenato in questo momento questa azione così eclatante? Quindi c'è questo problema. Io però dico che quando succedono queste cose, vuol dire che la politica e il governo ha fallito. Perché la catena di comando della polizia locale è il sindaco, il comandante, il vicecomandante e poi tutti gli agenti. Se si interviene di traverso, bypassando il comandante, è chiaro che succedono queste cose. Quindi quando si spezza la catena di comando succede la tragedia, il disastro, la crisi del corpo. In campagna elettorale, io me lo ricordo le argomentazioni, abbiamo fatto dei dibattiti tra candidati sindaci. C'erano delle sfumature,
ma tutti avevano al centro i candidati in ridare serenità al comando della polizia locale. Dopo un anno e qualche mese, che cosa si è fatto? Il sindaco che dice sono fiducioso, tutti siamo fiduciosi, ma qua non si tratta di essere fiduciosi nella magistratura, si tratta di capire che cosa hai fatto sindaco in un anno e tre mesi, questo è il punto, per ridare serenità al corpo della polizia locale. C'è un atto che hanno fatto, hanno approvato una delibera per dare le pistole agli agenti, ma siamo matti? Io non sono contro l'armamento, diciamo in modo ideologico, ma prima di dare le pistole, e nel bilancio ci sono i soldi per comprarle, prima di dare le pistole agli agenti, ridiamogli un assetto, diciamo, di serenità che possa lavorare. Questo è il punto, insomma. Il punto è politico, amministrativo, perché quando non si governa, li governano le vicende e si lascia alla libera, diciamo, alla libera iniziativa di ciascuno e si arriva alle denunce contrapposte, questo è il risultato. Il problema è che a pagarne le conseguenze siamo tutti noi cittadini e la città, perché tornare sui giornali per scandali di questo tipo, noi già abbiamo pagato nei decenni trascorsi cose di questo tipo, che ci vogliono anni di lavoro duro. Io lo dico a voi che siete giovani, insomma, no? Ricostruire un tessuto, un'agibilità democratica, di sensibilità positiva, insomma, e di dialogo col territorio è la cosa che voi vi dovete mettere in agenda tutte le mattine, perché questo è il punto. E se i primi passi sono questi dell'amministrazione di centrodestra, mi pare che i risultati possono solo peggiorare. No, su questo fatto dei vigili volevo chiedere, ma da quello che hai detto tu, l'attuale amministrazione lo poteva evitare questo? Cioè, doveva fare delle cose. L'attuale amministrazione doveva fare le cose che ha detto in campagna elettorale il sindaco. In campagna elettorale il sindaco ha detto pubblicamente e ha promesso privatamente alcune azioni. Dove stanno? Cioè, che cosa è successo? Perché in un anno e alcuni mesi il corpo dei vigili urbani è ancora così, con proroghe di comando, di incarico, a mese per mese, tre mesi, insomma, cioè, non si governa così, non si governa così. Allora, o ci si pone il problema di chiudere la partita, mettere un nuovo comandante, magari, come diceva prima Gennaro Luciano, di zona, e questo è il limite strategico di questa amministrazione comunale, perché se si fosse fatto un consorzio Vasto, San Salvo, Cupello, Montodorisio, nomini un comandante che diventa, insomma, alla pari del comandante della finanza, insomma, alla pari del capitano dei carabinieri, perché, insomma, ha un esercito e ha una visione. Questa è una visione strategica. È troppo per l'amministrazione attuale pensarla così. Io mi accontentavo anche di qualcosa minimale, insomma, no, ridai una testa al comando di vigili, perché un comando senza testa, un corpo senza testa, provoca queste cose. Ognuno si sente autorizzato di fare delle cose che poi ti si ritorce contro. Questo è il limite. Quindi io non sto entrando nel merito, perché nel merito questo ci entra la procura, la magistratura, arriverà in giudizio. Ma poniamo caso che tutto va a tarallucce e vino. Il danno d'immagine della città, chi lo paga? Chi è che è responsabile? Il passato? Chi ci stava prima? Tutti siamo responsabili. Quello è sempre. Ma adesso chi governa, cioè chi ha lo scettro del comando, lo deve esercitare. Non può stare a guardare e a dire la colpa degli altri, perché questa è la colpa degli altri. Non a caso hai vinto, insomma. Perché ha vinto la destra a San Salvo, notoriamente di sinistra? È perché c'è stato qualche problema. Se adesso tu galleggi, non fai niente, aspetti che scadano i quasi 5 anni, è meglio farlo cascare prima, insomma, perché almeno facciamo meno danni. No, sul programma triennale delle opere pubbliche volevo chiedere nel merito, cioè
come lo giudicate le singole opere che sono state presentate in consiglio comunale? Ma allora, il discorso, vedete, anche qui, alla tua domanda la risposta potrebbe essere condivisibile. Noi abbiamo posto un altro problema: ma sono realizzabili? Cioè, io posso anche prevedere un progetto mega galattico per la nostra città, ma se poi non è realizzabile. Vi dico questo perché entrando nel merito di queste cose, voglio soltanto ragionare su uno degli interventi proposti, neanche su quello della piscina di cui ho già speso qualche parola, ma quello della realizzazione della pista ciclabile, che di fatto è un progetto cofinanziato col patto Trigno-Sinello. Allora, visto che mi hai posto questa domanda, ti chiedo: sai come funziona il progetto di cofinanziamento? Cioè, non è che arrivano quei soldi, cioè, prima il comune mette i suoi e quindi bisogna vedere se questi soldi ci sono, e poi il patto in questo caso mette la sua parte. Quindi mi sento di dire: vediamoci il primo gennaio e vediamo se sono, sicuramente presumo che non saranno finiti i lavori, vediamo se sono iniziati questi lavori. Cioè, per dire che io, questi progetti sono condivisibili. Come si può non condividere il fatto di migliorare le palestre che sono presenti, fare la pista ciclabile? È evidente che noi non siamo contro, nel merito questo, ho fatto questo esempio per dirti che è la copertura. Noi proprio nel merito entriamo. Quindi, prego. Un assessore importante, però non quello ai lavori pubblici, mi ha detto che è possibile tecnicamente, io non l'ho verificato, dico, lo chiedo a voi, dare diciamo, all'imprenditore che realizzerà eventualmente questa pista ciclabile il pezzo di terra. È possibile tecnicamente? Così, cioè, a chi, no, all'imprenditore, a chi lo realizzerà? Cioè, sempre l'imprenditore, chi lo realizza la cosa? All'impresa, diciamo. Quindi deve andare a preparare la pista. No, chi fa l'opera pubblica? Fatta la gara d'appalto. Prego. Fatta la gara d'appalto. Ne sono 200.000 euro, ti do 500 più 300. Orazio, in definitiva, tu dici se è possibile coprire la parte finanziaria con la cessione al privato che va eventualmente lì del pezzo. Allora, esiste una norma diciamo, ultima, che prevede anche questo, cioè la dazione da parte del comune di eventuali beni per a copertura del, tanto è vero che noi abbiamo fatto la ricognizione dei beni del comune per dare un quantum, il valore per poi darlo. Ma voi mi spiegate i beni messi in vendita dove la destinazione d'uso è per scuole? Qual è quel privato che prende quel bene per farci la scuola? Ma per chi? Se ho capito bene, compra la lettera. Appunto. Capito. Allora, cosa compra? Un terreno per farci la scuola o un altro terreno dove praticamente oggi per tenerti a 5 metri farai una casa di un metro lungo? Non è possibile. Allora qualcosa c'è sotto che non funziona e che noi vogliamo mettere in risalto. Quindi questo è un piano triennale aleatorio, dove non hai piedi per camminare a livello di finanziamenti. Un sindaco che ci dice che farà 15 milioni di euro di opere pubbliche. Intanto è previsto l'opera dell'autoporto, dove io ho detto in consiglio, senza offesa, è da vergognarsi. Perché spendere 1,5 milioni da parte di una regione per il ripristino di un autoporto distrutto per 5 anni di disattenzione da parte della stessa regione, i cittadini dovrebbero insorgere e dire: voi prima l'avete fatto distruggere, mo prendete 1,5 milioni e l'andate a ricostruire per fare cosa? Per non neanche gestirlo, perché non avete neanche in mente il metodo di gestione dell'autoporto. Quindi ecco perché noi insisteremo, e io sono veramente contento e ringrazio il Comitato per averci invitato a questo primo diciamo, dibattito del partito, perché vogliamo essere di aiuto a loro affinché queste loro battaglie come partito le porteranno avanti sempre come hanno iniziato oggi, perché questo è l'inizio, se ho ben capito da quello che hanno detto anche nell'ultimo direttivo, di una lunga serie che il partito farà fronte di prima persona
alle attività amministrative di questa città, perché è un partito vivo, come vedo, è un partito che ha volontà di lavorare e ai quali noi, io e Arnaldo, ci siamo messi completamente a disposizione per poter ridare dignità alla città in particolare, ma per dare una grossa mano ad un partito che ha voglia di ritornare ad essere protagonista con grandi numeri a San Salvo. Volevo appunto concludere questo incontro riallacciandomi a quello che diceva poc'anzi Luciano, che appunto questo è il primo di molti appuntamenti che verranno, di molte iniziative appunto alle quali do appuntamento a tutti coloro che avranno la volontà di ascoltarci e il ringraziamento per l'invito, voglio dire, vabbè, lo accettiamo, però non avremmo potuto esimerci dal farlo. Sia come dovere ma soprattutto come necessità, insomma, di essere affiancati dalle persone che attivamente e quotidianamente vivono, insomma, l'amministrazione locale. Quindi di nuovo grazie e appuntamento alle prossime iniziative.